Ma i ragazzi possono giocare tutti perché abbiamo un gruppo di giocatori che è una rosa importante, che tutte le partite li teniamo insomma tutti sulla corda, quindi tanto sottolineiamo che anche noi veniamo da una vittoria, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, quindi due squadre che hanno vinto, che si affronteranno al massimo delle proprie possibilità, noi faremo la nostra parte cercando di dare il meglio, come facciamo tutte le domeniche, a volte ci riusciamo, a volte no. Però se vai a vedere il totale delle nostre partite, delle 8 partite che abbiamo disputato, abbiamo sbagliato forse due tempi. Quindi siamo fiduciosi, ripeto, l'ho detto anche prima, e vediamo cosa succede. Ma sai, è difficile dirlo, perché poi l'approccio alle partite sono importantissime. Noi dobbiamo approcciarla nel modo giusto perché abbiamo questa, no, questo dovere, però questa possibilità. Siamo lì davanti, ci vogliamo rimanere e lo faremo con tutte le nostre forze. Poi, ripeto, l'allenatore dice palla dentro sul palo, palo fuori, palla dentro, cambia il destino di tante cose. Quindi vediamo che partita viene fuori e vediamo il nostro atteggiamento. Se andiamo a analizzare tutte le partite, noi abbiamo incontrato il Termoli, che era all'inizio, che era una squadra che secondo me è costruita per fare bene, tant'è vero che domenica ha vinto 4-0 con l'Ancona. Poi abbiamo giocato con la Sammarinese, sapete tutti come è andata a finire. Poi abbiamo incontrato l'Atleti d'Ascoli, che fino a quel momento era la squadra che dicevano che giocava il miglior calcio, però siamo andati là e penso che noi abbiamo fatto molto molto bene, perlomeno in quella partita meglio di loro. E poi domenica con Masidi abbiamo fatto una partita alternata, però abbiamo portato via un pareggio importante. Non dimentichiamo poi che prima la Reganatese ci aveva perso, tante squadre sono andate in difficoltà in quel campo, quindi noi se giochiamo il nostro calcio penso che possiamo far bene. È chiaro che non ci si riesce sempre perché poi c'è l'avversario, ripeto, noi giochiamo in una certa maniera. L'ultima mia conferenza, perché questa è la seconda che faccio, ho detto anche che abbiamo, tra virgolette, stravolto il modo di mettere in campo la squadra, ma anche di pensare, no? Abbiamo cercato di mettere dentro dei principi diversi da quelli che c'erano. Non è facile, considerate che ci sono squadre che ci mettono mesi. Noi in poco tempo stiamo riuscendo ad avere qualche risultato in più, però abbiamo bisogno di lavoro e quindi c'è ancora da fare. Però io penso che siamo sulla strada giusta.